Buongiorno, sono la dottoressa Annalisa Croci, psicologa psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Nello specifico, il mio orientamento analitico prevede la dimensione relazionale, quindi la coppia terapeuta-paziente, dove all'interno tutto viene co-costruito. Pertanto, la scelta di questo master è avvenuta in maniera così molto semplice. Nel senso che vedendo poi i contenuti del corso ho potuto notare che anche l'accompagnamento alla trans, alla dimensione inconscia, è co-costruito col paziente, pertanto in linea, devo dire, con tutto quello per cui insomma ho investito sulla mia formazione precedente. Pertanto, insomma, credo che l'ipnosi all'interno delle mie terapie e con le richieste che spesso i pazienti avanzano sia un elemento importante. All'interno di questo master ho già, devo dire già, acquisito tante competenze, tante tecniche sperimentate in fase di autoipnosi e anche sperimentate soprattutto all'interno delle esercitazioni svolte. A questo proposito, durante le esercitazioni, sono rimasta piacevolmente stupita, dal mio mondo delle risorse, nel senso che, in una, come dire, scambio, a livello di induzione ipnotica, mi sono proprio concentrata su quello che potevo, una risorsa, un tema a cui io potevo, giungere e devo dire, nelle settimane successive mi sono sentita molto più, centrata rispetto all'obiettivo che mi ero posta. Probabilmente il mio inconscio, in effetti, nelle settimane successive ha lavorato. Quindi le tecniche le sento piano piano più efficaci, appunto le ho sperimentate su di me e le sento efficaci anche nella maniera in cui vado a impostare poi la terapia con i pazienti. Un aspetto credo molto complesso e che forse richiede una maggiore esperienza è la parte relativa all'aspetto linguistico, che va davvero curato e credo anche creativamente pensato all'interno dello spazio, di transipnotica con il paziente. Forse, ecco, diciamo, sperimentando maggiormente questa parte, di competenza linguistica, credo che, anche le risorse interne del terapeuta, possono diventare risorse a servizio anche dei nostri pazienti. Quindi sono molto soddisfatta di questo master. Già in pochi incontri, devo dire, ho sentito anche l'efficacia interna. Credo che sperimentare in prima battuta l'autoipnosi sia fondamentale, perché nel momento in cui noi ci approcciamo al paziente e non abbiamo idea di che cosa accade nel suo mondo interno, non riusciamo neanche a essere competenti e comprensivi rispetto a quello che è il proprio vissuto e le strade che l'inconscio va via via ad assumere. Quindi sperimentare l'ipnosi su se stessi è un po' capire dentro di noi che cosa sta avvenendo, sentire il nostro mondo interno che lavora e avere, come dire, una dimensione più lucida di quello che accade. Quindi ecco, rispetto anche a questo, sicuramente in linea con la mia scuola di psicoterapia, dove prima è stata svolta un'analisi personale, quindi una dimensione personale in cui il terapeuta si sperimenta all'interno della stanza. Credo che questo sia un aspetto fondamentale per capire e avvicinarci ai nostri pazienti. Da tempo io mi occupo di bambini, quindi della sfera dell'età evolutiva e spero di poter approfondire anche l'ipnosi da questo punto di vista, perché credo che anche sui bambini e sugli adolescenti possa dare degli ottimi risultati. E sempre all'interno, diciamo, della mia esperienza clinica, da tempo mi occupo di di percorsi psicoterapeutici con gli adulti, dove devo dire, davvero bisogna sentirsi in linea col proprio paziente e parlare
con il linguaggio del nostro paziente per poter avvicinarci a lui, comprenderlo e restituire per lui degli aspetti di vita che sono più digeribili. Quindi anche il linguaggio all'interno dell'ipnosi, che deve appunto andare in linea con quella che è l'esperienza del nostro paziente, quindi le parole, la lentezza, eccetera, è davvero una dimensione affascinante e molto utile. Quindi ecco. Grazie, per tutta, insomma, questa formazione. Arrivederci.